What e a tutti ciurma e benvenuti da Giacrina in questo nuovissimo episodio su Omori. Vi ricordo ragazzi del vostro sostegno con le H assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 40 like ragazzi. So che ce la possiamo fare. Ve ne chiedo davvero pochissimo e per voi soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando spolliciate. Ho visto con grande gioia che diversi di voi comunque stanno apprezzando il fatto che io abbia deciso di portare questa serie. Il punto è che già ragazzi appunto dallo scorso episodio si sono cominciate a vedere cose alquanto oscure, alquanto disturbanti anche. E io vi dirò che sono davvero impaziente di continuare il gioco ma anche molto preoccupata a riguardo nel frattempo. Infatti direi di non perdere troppo tempo, di andare a continuare. Ok, eravamo arrivati qua ragazzi dove purtroppo... dopo aver visto un mostro assolutamente orribile, c'è qualcuno che sta bussando incessantemente alla porta. Andiamo, facciamoci coraggio. Forza, forza, apriamo. Apriamo la porta d'ingresso. Non so, spero di non pentirmene ragazzi, veramente. Mari? What? E là, Robin, sono Mari. Sono finalmente tornata, ma ho dimenticato le chiavi. Ti dispiacerebbe farmi entrare? No, non mi dispiacerebbe, ma cosa sta succedendo nel frattempo? Che cosa vuoi fare? Apri la porta, non fare nulla. Oddio, sinceramente mi sta cogliendo alla sprovvista sta cosa. Io direi apri. Cioè, sembra una persona amichevole comunque, Mari. Sembra appunto una... tipo un'amica, no? Oddio, quella figura... regà, non è che avesse proprio un aspetto davvero tanto reale, ma... direi di provare ad aprire la porta. Spero di non pentirmi anche di questa scelta. Che è? Oddio. Ma che cazzo è? Oh! Che cazzo era? Ok, posso dire... no, dice di no. Oddio, dopo aver visto una cosa che non si è ben capito cosa fosse, ma comunque sembrava davvero molto disturbante, neanche io vorrei più riavvicinarmi alla porta d'ingresso, ovviamente. Fatto sta che, tra l'altro, il piccolo Robin si era anche mangiato una bistecca tipo alle 3 di notte, ragazzi, ed è andato subito a vomitarla. Quindi, cioè, sono successe veramente un mucchio di cose parecchio strane, tipo quella di adesso. Tipo questo rumore, che cazzarola è? Ma perché mo devo stare con l'ansia? Cioè, io intanto ragazzi risalvo la partita nel dubbio, ma è stato molto strano anche questo. Spero di non aver fatto un grosso errore aprendo la porta, sinceramente. Io credo che quella figura che non sono riuscita a vedere bene prima fosse proprio quella che purtroppo abbiamo visto nello specchio adesso. Quindi forse ho fatto male ad aprire la porta. What the fuck? What the fuck? Come faccio ad andare ancora in giro sapendo questo? Come faccio? Come faccio? Oddio ragazzi, non ce la posso fare. Cioè noi dovremmo rimetterci a letto adesso? Tranquillamente come se... no, No. No. Non fate scherzetti del piffero. Non fate scherzetti del piffero che abbiamo appena iniziato e già... ragazzi, preso un infarto, Dio santo. Benvenuto nello spazio bianco. Da quel che ricordi, è sempre vissuto qui. Quindi siamo tornati appunto in questo benedettissimo spazio bianco che comincio a credere a questo punto delle cose sia tipo un luogo in cui si rifugia. Però perché darsi addirittura un altro nome? Non lo so ragazzi, io sono particolarmente perplessa. Riguardiamo l'album da disegno, vediamo se c'è
qualcosa di particolare di nuovo che non abbiamo visto fino ad ora? No, sembrerebbe di no. Quindi io credo che l'unica cosa ci rimanga da fare sia aprire sta benedetta porta, purtroppo. Che cosa vuoi fare? Ah, non mi fa fare niente, ho osservato la porta. Per ora non me la fa aprire, ragazzi, quindi... Allora, a parte queste solite manacce, e l'ultima volta, ragazzi, ci ricordiamo come purtroppo siamo usciti dallo spazio bianco, no? Omori si è praticamente ucciso con un coltello, però appunto con questa porta non ci fa più fare niente, ragazzi. Fatemi provare un attimino a riguardare nel portatile. Trova i tasti, riempire gli spazi vuoti. I tasti sbagliati saranno scartati sulla destra. Che? Che vuol dire? Non sto capendo, sinceramente. Premi LB per aprire il menu dell'impiccato. Eccolo il menu dell'impiccato. Ovviamente si parla del gioco dell'impiccato. Infatti c'è scritto Hangman là sopra. Però non ho ben... Qualcosa è caduto qui vicino. Io veramente non sto capendo, ragazzi. Non mi è chiaro tutto ciò. Quindi niente, se riaccedo al portatile mi riesce sta cosa. Adesso ci farà aprire la porta, credo, no? No, neanche. What the fuck? Ma sta cosa dei tasti la devo fare adesso? Evitiamo le manacce, ma ovviamente poi ci ritroviamo sempre qua, ragazzi. Quindi sono perplessa, veramente perplessa, ragazzi. Poi tra l'altro dice, trova i tasti. Oh, cos'è? Oh, cosa ho preso? Ho trovato una mappa. Oh mio Dio, addirittura una mappa. Possiamo notare che c'è un mondo tipo sotto il mondo... Quel, oddio, non so se lo si può definire reale quello di sopra, sinceramente. Quale sarà reale, quale sarà quello finto, ragazzi, non lo so. Fatto sta che appunto tasti, vedete, dice 0 di 26. Quindi vabbè, ho trovato una mappa. Premi RB per aprire la mappa dello spazio mentale. Quindi così possiamo aprire la mappa, perfetto. Però adesso non è chiaro manco dove siamo, eh. Adesso possiamo aprire? Vediamo. Possiamo aprire. Ok. Apriamo la porta. Io mi sto chiedendo, ragazzi, se aver aperto la porta nell'altra casa sia stata una saggia scelta. Perché da quello che ho visto sembrerebbe di no. Ciao ragazzi, sì, ma calmatevi, che sta succedendo? Omori, per fortuna sei qui. Hai visto Basil? Non lo troviamo da nessuna parte. Beh, Basil, ragazzi, l'ultima volta si era comportato in una maniera particolarmente strana. Vi ricordate, ragazzi? Si era creata quella scritta tutta bleh. Dobbiamo avvisare Mari che stai bene. Era preoccupatissima. Mari è quella che mi ha bussato all'altra porta. Ma che cazzo? Stai uscendo? Sì, ecco la tua paghetta per oggi, grazie. Ah, ammazza, 200 vongole. Tutte ste vongole per fare cosa? Ok, dovrei essere contenta di ciò. Mancano 11 tasti. Il punto, queste sono tipo impronte... fatte col sangue o che cosa? Fatto sta che ha detto dobbiamo avvisare Mary. Ma Mary potrebbe essere un po' dappertutto comunque. Vabbè, proviamo ad andare, ragazzi, verso casa di Basil. Perché poi eravamo riusciti ad arrivare fin lì, ma poi e sono scomparse. Ma mi sta da prende per il culo. Ecco Mary. Mori, quindi stai bene. Oh, che m'abbraccia, che tenera. Non farmi più preoccupare così. Dov'è Basil? Non è con voi, Mori? Beh, no. Temo di no. L'ultima cosa che ricordo è che stavo mettendo in ordine le foto di Basil a casa sua, esatto. E quando ho ripreso i sensi, ero nella stanza dei vicini con Aubrey e Kel. Almeno abbiamo trovato te, Omori, ma spero che Basil stia bene. Chi lo proteggerà se non ci siamo noi? Non abbatterti così, Aubrey, ritroveremo Basil. E proprio come dici, Kel, è in questi momenti che bisogna restare positivi. Perché non torniamo a casa di Basil? Forse c'è una traccia che non abbiamo notato.
Così si fa, Hiro. E come sempre, sarò qui se avrete bisogno di me. Quindi... sono perplessa, ragazzi. Cioè, perché... appunto, avrebbero dovuto perdere i sensi. Non si stanno manco domandando perché hanno perso i sensi. Cioè, comunque, è tutto molto strano, insomma. E sto specchio? Uno specchio volante. I miei amici sorridono con affetto alle tue spalle. Ok, sperando di non vedere più cose raccapriccianti come quella che ho visto a casa. Mannaggia, a casa di Basil era qua sotto, se non sbaglio. E qualcuno di voi, tra l'altro, mi ha consigliato di innaffiare le piante. Mi sembra. Come si fa? Perché qua, per esempio, ragazzi, questi girasoli già si sono seccati. Ah, ecco. Ha guadagnato un cuore. Ah, ok, le devo annaffiare praticamente soltanto se sono secche. Ok, perché con le altre infatti non funzionava. No, queste sembrano essere ancora in vita. D'accordo, ok, cercherò di tenere a mente questa cosa, anche se non mi ricordo di preciso perché è consigliabile farlo. Ok, qua seppure sembrerebbero perlomeno all'apparenza essere tutte a posto. Ok, anche qua ragazzi, cioè perlomeno non mi fa innaffiare. Magari, mi ripeto, sto sbagliando qualcosa io, ma prima sui girasoli mi ha funzionato solo ed unicamente sul girasole che era secco. Quindi qua ci sono i cactus, questi sopravvivono a lungo, qua i fiori sono tutti a posto, per cui... corriamo a casa di Basil, a base di Kesil, stavo dicendo. Vediamo di scoprire cosa è successo. Cioè, perlomeno se possiamo scoprirlo. Eccoci qua. Tutto questo, ragazzi, non mi ispira niente di buono, vi dirò sinceramente. Ma cos'è sto coso sta a fare? Ma se può capire? Beh, non vedo nulla di anomalo. Pensate che Basil possa essere andato da qualche parte senza dircelo? Non lo so, non sembra una cosa da lui. È sempre attento a non farci preoccupare. Ragazzi, sono davvero preoccupata. Non possiamo fare nulla. E se non riuscissimo a trovarlo? E se fosse in pericolo? Non agitarti, Aubrey. Anche io sono preoccupato, ma così non risolveremo nulla. Andiamo a cercare nella foresta. Potrebbe essersi perso lì. Sì, non rattristarti, Aubrey. Troveremo Basil. Sniff. Sì, avete ragione. Bene, dobbiamo continuare a sperare. Cerchiamo Basil nella Gran Foresta. Quindi è proprio lì che dobbiamo andare. Fatto sta che qui appunto non c'è niente di anomalo, tranne quell'affaraccio che abbiamo visto, ragazzi. Ma da che parte sarà la Gran Foresta, tra l'altro? Non so se dovrò tornare indietro fino ai cartelli per vedere se mi danno un'indicazione. Se non sbaglio c'era scritto qualcosa ai cartelli. Allora, ecco i cartelli, vediamo. Foresta Girandola. Non si chiama Gran Foresta, ma magari dobbiamo andare lì, no? Proviamo. Gran Foresta, ok, perfetto. Sì, quindi è il posto giusto comunque. Ah, Gesù. Che fine avrà fatto Basil, ragazzi? Dopo quello che è successo, la domanda è super lecita, direi. Ah. Temo purtroppo che dovremmo seguire quelle tracce rosse. Che comincio a temere siano proprio, ragazzi, tracce di sangue, purtroppo. Basil! Basil, dove sei? Ho trovato, la mia roccia domestica saprà cosa fare. Hector, conto su di te, trova Basil. Ma come roccia domestica? Che cazzo dovrebbe fare una roccia domestica? Mica è un segugio, Dio santissimo. Hai fatto del tuo meglio, amico mio. Ma che dici? Non abbiamo tempo da perdere, Kel. Ehi, ma insomma, Hector stava solo cercando di aiutare. Non incominciate voi due, dobbiamo restare concentrati. Ok. Pappagallo, quindi di qua sopra, Foresta Girandola. A destra, Ponte Nebbioso. Però purtroppo, ragazzi, oddio, che vuole sto coso? Seguiamo queste tracce, per quanto comunque non mi piaccia l'idea. Possiamo tra l'altro evitare gli scontri. Sto ben notando. Così magari uno non perde fin troppo tempo. Perché raga, veramente... ah, oh, ammazza, cioè abbiamo tipo taglio. Tipo nei giochi dei Pokémon. Che spettacolo. Ma lui non potrà salire. Questa scala è davvero lunga, eh. Ehi, è alta, ma non quanto quella est del ceppo. Quella arriva fino allo spazio. Tu soffri di vertigini, vero, Mori? Non preoccuparti, non dobbiamo cercare lì sopra.
come non dobbiamo cercare lì sopra? Le tracce di sangue portano fin qui, accidentaccio. Niente ragazzi, allora questa cosa mi lascia un attimo perplessa, anche se le tracce vanno... Ah, noi siamo arrivati da qua, giustamente. Sono abbastanza incavolata, mannaggia, perché... Ecco, minchia, è resistente sta cazzo di palletta con le orecchie, eh? Ok, vabbè, l'incontro, raga, è stato... Lo scontro, perlomeno, è stato inevitabile. Però, vi ripeto, cioè le tracce portavano fin lì, quindi non poter salire a causa, ovviamente, della sua fobia per le altezze. Ah, però, attenzione, perché è porca vacca. Ok, vinto anche questo piccolo scontro. Dicevo, ci sono tracce di sangue anche di qua. Sempre se è sangue. Un altro tasto. Questa musica, sta roba, bellissimo, tutto fantastico. Ok, mancano 10 tasti. Poi quei puntini di sospensione non è che siano molto incoraggianti, eh. Comunque continuiamo a correre per il ponte nebbioso. E infatti siamo nella gran foresta. Mi chiedo se dobbiamo continuare qua a destra o andare di là sopra. Non lo so. Non so, non penso che Basil sia nella foresta. Ma non abbiamo ancora cercato in tutta la foresta. Possiamo, non possiamo fermarci ora. Non abbatterti, Aubrey. Continueremo le ricerche finché non l'avremo trovato. Se non troviamo Basil a breve, suggerisco di tornare da Mari al parco giochi e decidere con lei cosa fare. Ok, quindi allora qua c'era l'altro, c'è sta un tentacolo schifoso. E qui ci stiamo addentrando, sembrerebbe... Cos'è sto a fare? Roccia saggia. Ciao, sono la roccia saggia. Offro consigli solidi come una roccia in cambio di vongole. Che tipo di consiglio vorreste ricevere? Un buon consiglio, regà, tanto ce ne abbiamo di vongole. Vediamo un po'. Ricevuto, ecco il consiglio. Se le opportunità non bussano da te, forse è il caso di costruire una porta. Spero che sia di aiuto. Sì, davvero, davvero tutto chiarissimo, devo dire, eh. Tanto d'aiuto, costruire una porta, con cosa la costruisco? Mica sono falegname. Comunque, regà, cioè, sto posto è veramente enorme. Cioè, se può andare di sotto, di sopra, a destra, a sinistra. Non lo so, cioè, Basil potrebbe essere veramente dovunque a sto punto delle cose, eh. Stazione del treno, ponte nebbioso. Quindi, di là c'è la stazione del treno. Oh, oh, altre tracce di sangue. Casa di Basil. Aspetta, siamo tornati al... Ah, siamo tornati al parco giochi. Non lo so, ragazzi, proviamo a parlare con Mary, vediamo cosa ci dice. Avete già trovato Basil? E là, Mary, per ora ancora nulla, temo. Oh, mi dispiace, ragazzi, vorrei aiutarvi di più. Stiamo facendo tutti nel nostro meglio. Forse dovremmo iniziare a cercare al di là della foresta. Al di là della foresta dove? Però ho trovato, perché non saliamo per quella scala altissima, quella a est del ceppo? Non possiamo, Omori soffre di vertigini. E se Basil fosse davvero lì, dobbiamo rischiare. Lo so, ma... Omori, diventi più forte ogni giorno che passa. Ce la farai a salire una scala, no? Dai, fratellino, affronta le tue paure. Come fratellino? Sono fratello e sorella? È naturale essere nervosi all'inizio, ma ricorda che tutti noi crediamo in te. Dai, amore, è solo una misera scala. Cosa potrebbe mai succedere di male? Io non ne sono così convinta. Pensi di farcela, amore? Sì, dai. Va bene, se te la senti, allora sono dalla tua parte. Ma se avrai paura, sarò pronta a sostenerti. Grazie, amore, sei davvero coraggioso. Evviva! Forza, andiamo! Si va alla scala est del ceppo. Ci vediamo dopo, Mary. Ciao, state attenti. Ricorda, Omori, sei più forte di quello che pensi. Quindi Mary è la sorella. Mary è la sorella. Quindi la scala est del ceppo, che intende? Scusa, non mi sta venendo un grosso dubbio. La scala est, questo è un ceppo. Almeno io credo. Per cui se seguiamo le tracce di sangue, di regola, dovremmo riarrivare, esatto, proprio a questa scala. Omori, ricorda quello che ha detto Mari. Sei più forte di quello che pensi. Non preoccuparti, siamo qui con te. Già, e se cadi, saremo pronti ad afferrarti. Kel, non spaventarlo. Non cadrai, Omori. Te lo prometto. Andiamo allora. E via con le paure. Avanti tutta.
Non hai più paura delle altezze. Attenzione, abbiamo superato quindi una delle fobie di Omori. Questa cosa è molto interessante. Credo ci sia una ragione per cui non abbiamo mai salito questa scala, ma non riesco a ricordarla. Ce l'ho sulla punta della lingua. Beh, ora non importa. Andiamo. Se non l'avete salita fino ad ora ci sarà un motivo comunque. Resta tutto molto strano, ragazzi, perché veramente il gioco si sembra alternarsi fra momenti comunque di pace, diciamo così, tipo questo, a momenti di puro terrore, ragazzi, tipo quello che abbiamo provato inizio gioco. Un momento, dannazione, dov'è finito? Era qui con me. Di chi parli? Hector, la mia roccia domestica, avrei giurato che fosse nella mia tasca. No, Hector! Deve essermi caduto di tasca mentre ero distratto. Perdonami, Hector, avrei dovuto stare più attento. Qual è il problema? È solo un sasso, no? Non osare. Lui non è solo un sasso, è parte della famiglia. Non preoccuparti, sono sicuro che salterà fuori, Kel. Credo. Spero proprio di sì. Aspettami, Hector, ti troverò, lo prometto. Ok, altra stranezza. Parla di un sasso domestico. What the fuck? Ok, sto posto non sembra un granché. Anzi, sembra che siamo nelle profondità della terra, altro che oltre lo spazio qua. Dove cazzo siamo? Primo! E bravo Omori. Ok. Ah, la scala non finisce mai. Un momento. Sto recuperando il fiato. Forse mi serve. Più di un momento. Ok. Ce l'abbiamo? Sì, ci siamo. Comunque è tutto super strano, ragazzi. Dove saremmo adesso? Nell'oltremondo. What the fuck? Ah, qua c'è addirittura il pappagallo col caschetto. Campeggio oltremondo e campo dei canneti. Io direi di andare al campeggio. Magari è più probabile che lì si trovi una persona, no? Wow. Cioè, vedete, ragazzi, è assurdo come possa passare da un'atmosfera disturbante come quella di poco fa a un'atmosfera di serenità e pace come questa, ad esempio. Mi sembra veramente tutto assurdo, ragazzi, lasciatemelo dire. Perché non riesco ancora davvero a entrare nel mood di sto gioco, perché continua a stupirmi da in un modo e nell'altro. Cioè, si dovrebbe pure capire perché si sta in questi mondi strani, cioè. Benvenuti nell'oltremondo, tappa di sosta ufficiosa per gli stanchi viandanti dello spazio, nonché popolare campeggio per famiglia. Ah, non amate l'odore della legna sul fuoco? Il suono dell'acqua che scorre? La fresca brezza spaziale? Rende un po' più tollerabile persino lo sconfinato vuoto dello spazio, non trovate? Beh, sì, diciamo di sì. È tutto assurdo, ragazzi. Oddio, cos'è sto coso? Mamma mia. Cioè, a sto punto delle cose va veramente... Non so neanche dove cercare. Lago oltremondo. Proviamo ad andare verso... la discarica. Non so, proviamo ad andare... Ecco, non potremo passare, forse? Chissà perché. Non mi fa passare sto stronzo. Oh, cielo, sono d'intralcio. Mi dispiace, mi sposto subito. Ti sposti subito un par de palle. Non mi fa passare sto bastardo. Proviamo ad andare verso il lago. Anche sto posto è enorme, ragazzi, tra l'altro. Ecco. Oddio. Madonna, sti cosi sono dappertutto. Il lago mi ispira a qualcosa, se la devo dire tutta. Un corvo solitario becca il terreno. Non sembra aver fatto caso a te. Ok. Ci devono mettere in mezzo sempre i corvi, ovviamente. Ma qua da dove siamo arrivati? Aspettate. O sbaglio? Cioè, perlomeno qua se può pure scendere. Comunque... Sembra un labirinto pure sto cazzo reposto, madonna santa. Allora, immagino che comunque i combattimenti non si potranno evitare per sempre.
Ah, uno straniero, grazie per aver trovato il tempo di parlarmi. Perdona la mia impertinenza, ma vorrei affidarti un incarico che non ho modo di completare con le mie sole forze. Di recente un pianeta in fuga è sfrecciato in cielo all'improvviso. I miei tre amici più cari, spaventati, sono fuggiti in direzioni diverse. Sto parlando di tre corvi, sai, creature poco amichevoli con chi non conoscono. Esito a chiedere un simile favore a un completo sconosciuto, ma non sono in molti a passare per questi campi. Perdona la mia sfacciataggine, mi aiuteresti a ritrovare i miei tre cari amici? Comunque, sì, a quanto pare c'è stato. Hanno pure missioni secondarie, se le vogliamo chiamare così, ma vorrei sinceramente capire in base a quale criterio dovremmo andare in giro queste zone, ragazzi, cercando Basil. Cioè, sono abbastanza perplessa. Qua pure... Ah, io sono arrivata da qua, esatto, vedete? Sì, io sono arrivata esattamente da qua. Oddio, sto posto... Che sembra un pacco gigante. Vabbè, questa pure sembrerebbe essere una missione secondaria. Questo poi ovviamente, ragazzi, me lo confermerete o me lo smentirete voi, perché lattina è tutto così strano. Cioè, ripeto, sinceramente, dove dovrei trovare indizi su Basil? Forse qua. Questo che è? Fermi ragazzini, sapete che siete nel suo territorio. Il capitano dei pirati spaziali, il padrone del sistema solare, il principe dell'universo, il solo unico Captain Space Ape. No, cioè, ecco, state entrando in casa di fidanzato spaziale. Wow, il capitano dei pirati spaziali vive qui. Che spettacolo, voglio diventare anch'io un pirata spaziale. Già, certo, l'ho pensato anche io tempo fa. Fidanzato spaziale non fa granché oggigiorno. Molti pirati spaziali si sono scocciati e sono andati via con la nave madre. Siamo rimasti solo noi, sbrighiamo le faccende domestiche di fidanzato spaziale e poco altro. Ieri io e gli altri abbiamo passato la giornata a pulire casa e buttare l'immondizia. Non ho lasciato il mio lavoro per questo, non sono mica una balia. Accidenti, che brutta storia. Forse parlandogli possiamo farlo tornare in sé. Oh, non lo farei se è così in voi. Cioè fidanzato spaziale, ha una doppia personalità, sapete? Dobbiamo almeno provare, non si sa mai. Potrebbe sapere dove si trova Basil. O forse sa dove si trova la mia roccia domestica Hector. Sì, certo, è vero anche questo. Cosa stiamo aspettando? Andiamo a incontrarlo. Mi dispiace per il suo lavoro, signore. Sono sicura che le cose miglioreranno presto. Grazie mille, piccola, lo spero davvero. Ok, parliamo con questo fidanzato spaziale. Mi chiedo che cazzo sia sto fidanzato spaziale. È qui che se la dorme la grandissima. Cough, 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 accidenti. Cap Space, voglio dire, fidanzato spaziale, non sembra in salute. Non preoccuparti, ci penso io. Ehi, fidanzato spaziale, svegliati! Ma te pare il modo? Kel! Che c'è? Cough, la mia adorata Dulcinea. Oh, sembra disperato, deve esserci un modo per aiutarlo. Oh, mia Dulcinea, dove sei finita? Ma che cazzo? Oh no, di nuovo, fidanzato spaziale si sta lasciando andare alla depressione. Ascolta, amico mio, questo ti tirerà su. Che è successo adesso? Eh? Perché non si sente nulla? Oh no, lo stereo è vuoto, così non si sveglierà mai. O ancora peggio, potrebbe svegliarsi arrabbiato. Accidenti, accidenti, dove sarà finito il mixtape unico? Qualcuno deve aver buttato il suo mixtape unico durante le pulizie. Che problema c'è? Una semplice musicassetta, no? Ecco, è che quando fidanzato spaziale è lontano da Dulcinea, si deprime e passa tutto il giorno a letto. L'unico modo per farlo riprendere è fargli ascoltare il suo mixtape unico. Ce n'è solo uno in tutto l'universo, ma guarda caso. Ora capisco, non è malato, o meglio, è malato d'amore. Se fidanzato spaziale resta così, la gloria passata dalla coalizione dei pirati spaziali sarà perduta per l'eternità. Oh, cavolo, che tristezza. Che ci vuoi fare? Andiamo. Quindi dobbiamo trovare sto mixtape unico? Dobbiamo aiutarlo, sai bene quanto sia brutto perdere qualcuno di importante. Sai bene. Lascia Hector fuori da questa storia, mi riferivo a quando hai rubato il mio pupazzo. Ah, ok. Eh? Non ricordo di aver fatto nulla di simile. Cof, cof. Oh, Dulcinea, mia sublime dea. Cof, mia dolce ciambella ripiena di marmellata. Ok, mi sa che sta peggiorando.
Che cosa facciamo, amori? Proviamo ad aiutarlo? Eh sì, dai. Grazie davvero, amici, lo apprezzo molto. Ecco, tenete. Chiave della discarica. Ah, ok, perfetto. Il mixtape unico dovrebbe trovarsi lì. Ok, quindi adesso potremo entrare alla discarica. Potete raggiungerla passando per questo accesso segreto dal cortile di fidanzato spaziale. Comodo, eh? Beh, comodo sì. Però ragazzi, purtroppo mi sa che per oggi dobbiamo fermarci qua. Vi ripeto, io sono ancora perplessa un po' su tutto, perché sto gioco sembra volerti ingannare, ma comunque sembra che abbiano volutamente fatto tutti sti posti così accurati, così carucci, così pucciosi, ma poi ti fanno risprofondare nelle cose più disturbanti di sto mondo. Quindi veramente ragazzi, sono perplessa, non so cosa dire. Aspetto il vostro parere su questo episodio qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, vi abbraccio a tutti ragazzi da Giocherina, ciao!